Buona serata a tutti, sono Marco Gavina Tomas, il libraio magico. Nella prima serata di questa rassegna dedicata all'alpinismo britannico vi ho parlato di volumi dedicati all'Everest. Dai primi esploratori che si avvicinarono alle pendici della montagna fino al giorno della conquista. In questa seconda voglio continuare a parlarvi di Everest. Voglio parlarvi di tutto quello che è successo dopo, dal 1953 fino al giorno d'oggi. L'Everest, in questa serata in cui si parla di un approccio all'alpinismo e all'arrampicata molto diverso, è completamente fuori tema. L'argomento era però talmente vasto che credo meriti una seconda puntata. Se noi prendiamo in mano questo volume, Everest, con scritti e immagini di 70 anni di sfide alla montagna, che riporta in appendice le salite dei primi 40 anni, possiamo constatare che 485 sono state le persone che hanno raggiunto la vetta, che 115 sono quelle che vi hanno perso la vita, che le spedizioni, comprese le spedizioni clandestine, sono state 280, che solo 100 hanno avuto successo, che la prima donna è salita 22 anni dopo la prima salita assoluta, era una giapponese, Junko Tabei. In questo elenco veniamo anche a scoprire che l'alpinista più anziano aveva 55 anni e il più giovane 17. Se andiamo poi a scorrere il susseguirsi delle spedizioni, veniamo a scoprire che nei primi 10 anni ce ne furono solo 4. Quella più significativa è senz'altro quella del 1963. La dirigeva un tedesco immigrato in America, tale Norman Dürrenfurt, attualmente 95enne, che compì la prima traversata della montagna, dalla cresta ovest per scendere per la cresta sud-est. Una spedizione dall'elevato tasso tecnico che passò quasi inosservata, tanto forte era ancora l'eco della prima salita. Un'altra spedizione che riveste notevole importanza per i colori italiani fu quella guidata nel 1973, quindi 40 anni fa, da Guido Monzino. Era una spedizione militare e portò in vetta 4 italiani e 2 Sherpa. Fu anche una spedizione che fece molto scalpore per l'andirivieni di elicotteri che fecero spola con il campo base per portare uomini e materiali. Altre due performance destinate a cambiare gli equilibri delle spedizioni su questa grande montagna fu quella austriaca del 1978 che portò per la prima volta due alpinisti, Reinhold Messner e Peter Haber, sulla vetta senza l'uso di ossigeno supplementare. Lo stesso Messner elevò ancora di un gradino la scala delle difficoltà nelle salite himalayane quando, solo 2 anni dopo, compì la prima salita solitaria e senza ossigeno della parete nord attraverso il canalone Norton. A supporto di quanto vi ho appena raccontato, vi consiglierei un paio di libri. Questo Everest di Peter Gilman è quello che, come ho detto, racconta i primi 70 anni di spedizioni verso questa grande montagna. Oltretutto riporta in appendice una bellissima fotografia presa dal satellite da 10.600 metri d'altezza che evidenzia l'imponenza di questa montagna e le tre principali creste che la caratterizzano: la cresta sud-ovest, la cresta sud-est e la cresta nord. Pure il secondo volume che vado a segnalarvi si intitola Everest di Reinhold Messner. È il diario della prima salita all'Everest senza ossigeno. Racconta come questa straordinaria performance è stata concepita, metabolizzata, realizzata. I dati di cui vi ho parlato, riferiti ai primi 40 anni di salite alla vetta, sono stati completamente stravolti in questi ultimi 20 anni. Le salite sono arrivate a più di 6.000. Solo nell'ultimo anno sono state quasi 500. Il più anziano in vetta ha adesso 80 anni, il più giovane 15. Quello che è diventato l'Everest in questi ultimi anni è ben evidenziato in questa esplicita fotografia. Questa folle corsa all'Everest è iniziata quando sono cominciate le cosiddette spedizioni commerciali. Agenzie specializzate organizzano la salita tutto compreso: portatori, corde fisse, elicottero in caso di necessità. Il tutto avallato da chi rilascia i permessi, che essendo a pagamento,
sono ossigeno per le casse dello Stato. Certamente non sono qui per giudicare e non voglio nemmeno giudicare. Credo però che le motivazioni di una salita non debbano essere solo quelle degli alpinisti esperti o famosi. Come ebbe modo di dire proprio durante la prima serata il nostro amico Marco Sala, ci sono vari alpinismi. Ognuno deve trovare le sue motivazioni, ognuno deve trovare il suo alpinismo. Tra i vari libri che parlano di queste spedizioni commerciali, il più famoso, anche perché racconta la tragedia che ne seguì, è certamente Aria sottile di John Krakauer, un libro da cui è stato tratto anche un film. In questa spedizione, una fortissima bufera di neve e alcune circostanze sfavorevoli che misero in difficoltà la tempistica di chi stava salendo e chi stava scendendo dalla vetta provocò ben 9 morti. Due di questi, Rob Hall e Scott Fisher, erano proprio le guide che avevano accompagnato i clienti alla vetta. Un'altra delle guide coinvolta in questa triste vicenda è stato l'alpinista russo Anatoly Bukriov, che si prodigò a 8.000 metri al Colle Sud per salvare altre vite che altrimenti avrebbero avuto tragica fine. Il suo racconto è riportato in questo bellissimo libro Everest 1996, cronaca di un salvataggio impossibile. Per capire le motivazioni di questi alpinisti o turisti, se vogliamo, disposti a spendere parecchio denaro per farsi accompagnare sulla vetta dell'Everest, consiglierei due libri. Il primo di Lene Gammelgart, Il mio Everest, con un sottotitolo La donna che è sopravvissuta alla tragedia di Aria sottile. Questa danese è stata la prima donna dei paesi nordici a raggiungere la vetta dell'Everest. In questo libro racconta la sua storia e la sua amicizia consolidatasi durante la spedizione proprio con la sua guida Anatoly Bukriov. Il secondo, A un soffio dalla fine, di Beck Weathers, racconta l'odissea di questo medico americano che in un momento di crisi familiare pensa di fare qualcosa di eclatante per dare un senso alla sua esistenza. Dato prima per disperso e poi per morto, viene rinvenuto a 8.000 metri d'altezza riverso nella neve. Portato in tenda, riuscirà a salvare la sua vita al prezzo di gravissimi congelamenti. Perderà la mano destra, tutte le dita della mano sinistra, nonché la punta del naso, che dovette ricostruirsi al prezzo di dolorosissimi interventi di chirurgia plastica. Beck, che come ho detto è un medico, è tornato ad esercitare nonostante le gravissime amputazioni subite ed è riuscito anche a riallacciare un buon rapporto con la sua famiglia. Anche quest'oggi voglio segnalare un libro di un autore Sherpa. Si chiama molto semplicemente Lo Sherpa. Quello che lo rende un testo importante è il sottotitolo e l'autore. Il sottotitolo è La tragedia di Aria sottile raccontata dal capo degli Sherpa. L'autore è Gemling Tenzing Norgay, figlio di quel Tenzing Norgay che per primo salì sulla vetta dell'Everest. Racconta la storia di quest'uomo, il rapporto con il suo famoso padre e la difficoltà a portare un cognome così impegnativo. Per i nostri ragazzi segnalerei quest'oggi una trilogia di Gordon Corman dedicata, guarda caso, all'Everest. I tre volumi si chiamano rispettivamente Il grande sogno, Avventura tra i ghiacci e L'ultima sfida. A chi arriverà la vittoria? Certamente non lo posso dire, ma se ricordate la frase di George Mallory con cui ho chiuso il mio intervento la scorsa settimana, vi posso dare un piccolo indizio. A chi ha avuto il sogno più grande. Per il pensierino di chiusura questa sera mi sono ispirato alle polemiche. Certamente non per alimentarle, ma per cercare di sedarle, anche se non ho l'autorità né forse la competenza per farlo. L'alpinismo himalayano è sempre nell'occhio del ciclone. Ossigeno sì, ossigeno no, elicotteri sì, elicotteri no, corde fisse sì, corde fisse no e chi più ne ha più ne mette. Ispirandomi a un libro di Reinhold Messner uscito di recente in nuova edizione, che si chiama La libertà di andare dove voglio, io spero che questa libertà non riguardi solo gli alpinisti famosi o gli alpinisti di grido, ma riguardi un po' tutti noi. Allo stesso modo, spero che anche le motivazioni di alcuni
non debbano essere le motivazioni di tutti, che uno non debba essere sempre giudicato per quello che fa. Il pensierino è tratto dal libro delle saggezze della tradizione sufi, che si chiama Al-Ikam, e così recita: chi risponde a ogni domanda, chi esprime un parere su tutto ciò che osserva, chi menziona tutto ciò che sa, è di certo un ignorante. Un caro saluto a tutti dal vostro libraio magico.